Una grande vittoria. Tutti hanno risposto presente. Sì. Compreso Terence, no? Grande vittoria, siamo molto contenti. Una vittoria di squadra, di cuore. E mancano due per la Coppa. È un obiettivo che quindi sentite? Sì, abbiamo obiettivi alti sempre. Non giochiamo per la salvezza e siamo molto contenti di essere qua e per giocare domani. Ci avete messo più agonismo degli avversari, a rimbalzo anche siete stati sicuramente più positivi, ma soprattutto la chiave può essere, a tuo avviso, la zona. Sì, la nostra difesa stasera era molto brava e stiamo giocando bene, dobbiamo continuare così e vediamo cosa succede. Una difesa che ha creato anche problemi con Carvel Anderson, che era insomma il cliente numero uno. Sì, abbiamo saputo che lui è un grande tiratore, allora abbiamo provato a limitare lui e abbiamo fatto, penso, non ho visto il tabellino, ma penso di sì. Volete puntare in alto, playoff, Imola è una squadra che insomma punta ad andare ai playoff, quindi anche un assaggio importante di quello che è oramai il vostro obiettivo. Sì, loro sono bravi, ma adesso stiamo pensando di domani. A proposito di Agropoli, c'è anche Scafati che ha battuto Treviso, quindi una grande campagna Felix del basket. Chi ha vinto? Agrigento ha vinto o no? Ha vinto Scafati. E l'altro? Ha vinto Casal e Mantova. Mantova, ok. Allora, Girone Ovest sta facendo una buona stagione, penso. Ieri sera, all'improvviso, no, mi scoppia un ascesso, vedi qua. Sono costretto a non parlare, a fare tre toro. Allora, dacci solo una frase, dai. No, siamo, secondo me, non ho ancora visto bene. Allora. Dove sei? Siamo stati bravi, secondo me, soprattutto all'inizio gara, a non far entrare in ritmo il loro terminale offensivo, che è un Anderson, che chiaramente è un po' l'anima di questa squadra. Quindi siamo stati bravi a cercare di non dare ritmo al gioco di Imola, cercando di mischiare, come hai visto, diverse situazioni difensive, dalla 3-2 alla 2-3, qualche tratto anche la box one. Lì siamo stati molto bravi. Loro chiaramente si sono un attimino, secondo me, le percentuali del tiro da tre punti nei primi due quarti loro è stata molto deficitaria, ne abbiamo approfittato cercando di giocare in contropiede a campo aperto come abbiamo sempre fatto e ci siamo riusciti. Terzo e quarto quarto ancora una volta abbiamo dato, secondo me, una prova di grande maturità, nel senso che nel momento in cui loro sono rientrati a meno 2, lì non abbiamo completamente perso la bussola, anzi siamo stati capaci di reagire alla grande e abbiamo chiuso quasi in scioltezza. Siamo stati forse 40 minuti in vantaggio, se non sbaglio, per moltissimo tempo, quindi una vittoria strameritata che ci ripaga di tutti i sacrifici fatti finora. Parlavi di testa e soprattutto parliamo dei grandi giocatori, hanno risposto tutti presente questa sera. Prima Tlasolini ci diceva oramai noi puntiamo ai playoff. Si può dire che è una prova di maturità questa? Oramai i playoff sono l'obiettivo di Agropoli. E a questo punto della stagione ti dico di sì. Ce li siamo meritati, non ci siamo ancora, ci manca pochissimo, ma a questo punto li vogliamo raggiungere. Siamo lì dall'inizio del campionato, tra le prime posizioni, ci crediamo. Abbiamo, secondo il miglior attacco del girone. Chi conosce bene i numeri sa che se sulla carta possiamo sembrare la peggiore difesa, però non la siamo se guardi le percentuali dei tiri realizzati dagli avversari, i numeri dei tiri. La nostra idea è quella di tirare sempre più degli avversari, la nostra idea è di prendere subito un vantaggio, di concretizzarlo immediatamente, quindi il nostro ritmo di gioco, tiriamo tantissimo, quindi è chiaro che diamo agli avversari anche la possibilità di tirare di più, quindi chiaramente più tiri fanno, più a volte subiamo canestri, però molte volte pure loro sbagliano, per nostra fortuna. Ora pochissime ore per recuperare in vista della semifinale di domani. Ha vinto Mantova, mi sa, giusto, Mantova. Mantova è un'altra signora della squadra, sarà bellissimo affrontare Mantova. Ci godiamo questa vittoria stasera e domani mattina concentrati su Mantova. Per questo, per adesso, tre squadre del girone Ovest su quattro sono arrivate in semifinale. Sono questi i reali valori dei due gironi? Sai benissimo che questa è la classica domanda al trabocchetto. No, stasera, cioè voglio dirti, la Coppa Italia ha detto questo, 3 su 4 in semifinale sono del girone Ovest. Sicuramente i playoff, secondo me, sarà un'altra storia, però
essere tre squadre su quattro in semifinale è molto importante, anche come segnale che il girone ovest non è affatto semplice, anzi ci sono squadre molto competitive, e quindi è un segnale anche per tutte le squadre del girone est che non è semplice vincere contro le squadre dell'ovest. Grazie. Quanto sogni il terzo confronto diretto in stagione con Scafati in finale? Non ci voglio pensare, ora ci abbiamo Mantova, sarebbe veramente un grandissimo sogno. Presidente, allora, si sta sognando, cosa succede? Sì, effettivamente secondo me è un momento molto molto bello, e a volte non ci crediamo nemmeno noi, stiamo facendo qualcosa di, dico, strabiliante in questo momento, una città come Agropoli, piccolina, contro dei mostri, però noi andiamo per la nostra strada, siamo contentissimi di quello che stiamo facendo, la squadra risponde, il coach Paternostri sta facendo un lavoro eccezionale insieme a tutto il suo staff, siamo contenti, si sono spostate 300 persone da Agropoli, non è poco, e quindi noi lo dobbiamo solo ringraziare tutti quanti e speriamo bene. Questo gruppo oramai sembra davvero inossidabile, ci sono grandi automatismi, si diceva in tribuna, oramai quasi sembra quasi che giochino a memoria. Ecco, dal punto di vista umano cosa può dire di questi ragazzi che oramai superano ogni volta i confini del possibile? Guarda, io dico solo, si è stabilizzato un gruppo bellissimo, loro fanno gruppo, stanno sempre insieme e a volte ci meravigliamo pure. Ragazzi che diciamo italiani, americani, brasiliani, cioè voglio dire, sono riusciti a mettersi insieme e a rimanere uniti, e questa secondo me è un'ulteriore forza che dà la squadra in questo momento. Vincere con Imola, che è una possibile avversaria ai playoff, è questo l'obiettivo di Agropoli? Trasolini e il coach ci hanno detto che oramai è così, Agropoli merita i playoff e vuole i playoff. Beh, noi oramai ci troviamo e quindi non è che ci possiamo tirare indietro. Speriamo di fare bene, vediamo un attimino queste partite che lasciano e andiamo avanti serenamente. Ti ripropongo una domanda che ho rivolto al coach, ma lui volutamente ha glissato. Quanto sogna la finale con Scafati? Mamma mia, non me lo dire, anche perché sennò loro impazziscono. Quindi comunque Scafati è una bellissima squadra, forse ci soffre un poco troppo a noi, però loro sono un buon organico, noi siamo buoni lo stesso, però voglio dire, è bello, è tutto bello da vedere come andrà a finire questa favola Agropoli. Dispiace per questo momento, perché questo è un momento bello di festa, di gioia, e però dopo una partita come questa è un momento di tristezza. Tristezza perché abbiamo perso una partita combattuta, lottata, contro un avversario che ha giocato una buona partita, soprattutto all'inizio ci ha messo in difficoltà, subito partito con i contropiedi, sapevamo che facevamo un contropiede, avevamo chiesto di fare cose facili, però all'inizio non abbiamo fatto buonissimi tiri, gli abbiamo permesso di fare contropiedi. Poi è stata tutta una partita alla rincorsa. Abbiamo avuto i momenti in cui siamo riusciti ad avvicinarci, i momenti in cui loro sono riallontanati. Direi che la chiave è stata non il loro contropiede, le nostre non buone scelte offensive e qualche rimbalzo offensivo di troppo. Poi eravamo riusciti a riprenderli alla fine rallentandogli il ritmo. Poi dopo niente. Ha fatto due canestri che gli hanno permesso di fare quel break che poi alla fine gli ha permesso di finire la partita senza troppe difficoltà. Complimenti che Trasolini questa sera è stato veramente immarcabile per voi, avete fatto tantissima fatica a trovare le contromisure nei suoi confronti. Sì, perché lui corre, salta e poi ha la licenza di giocare uno contro uno come vuole. Avevamo previsto prima Michele, poi Leonard contro di lui. E Leonard forse è andato un pelino meglio, però dopo abbiamo sofferto l'imbalzo offensivo e poi nel secondo tempo quei due o tre contropiedi e quei due o tre alley-oop che gli ha fatto dei canestri troppo facili. A proposito di Leonard, che cosa è successo in quei due time out? Sei stato costretto a chiamare il secondo time out?
No, erano due time out perché non avevo finito di dire quello che volevo dire. È stato un momento di tensione, invece doveva essere, è un momento di festa, di gioia, e dovevamo continuare a renderlo tale. E anche se le cose non vanno bene, dobbiamo considerare questo momento è una festa per noi, e lì c'è stato un momento di tensione. Ho detto ai ragazzi che dovevano giocare insieme, non voglio vedere momenti di tensione. Coach, di Anderson, una giornata storta o un merito difensivo di Agropoli secondo lei? Beh, entrambe, direi che un primo tempo si è un po' controllato, ha cercato di giocare per la squadra, e poi dopo nel secondo tempo ha fatto qualche buono canestro, e alla fine quando si è preso la squadra sulle spalle ha sbagliato uno o due tiri, però direi entrambe le cose. Ascolta Giampiero, la differenza è stata chiaramente i due americani, da una parte e dall'altra, uno che non tirava e non faceva niente, gli altri che facevano, hanno fatto 60 punti, 58 punti in due. Sapevamo loro questa squadra qui, è una squadra che gli americani possono avere la libertà di fare tutto quello che vogliono, però sono anche di uno spessore, di una qualità importante. Visto che il proseguo della stagione sta diventando un problema, gli attacchi contro le zone avversarie? No, anche oggi non è stato un problema, anche oggi perché loro alla fine alternavano, loro quando vedono che noi giochiamo il nostro attacco si passano a zona, però non è stato un grandissimo problema. Certo ci perdiamo il ritmo, quello perdiamo il ritmo. Dobbiamo riuscire a continuare a tenere il nostro ritmo, però non è che ci spacchiamo la testa per questo.